Prima che il video cominci, volevo lasciarvi un breve avviso. Sto organizzando la mia prima mostra fotografica realizzata esclusivamente con scatti da smartphone e prevista per inizio 2024. Lo scopo principale sarà quello di creare dei percorsi artistici ed uno spazio libero dove poterci incontrare, confrontare e vivere il mondo della fotografia da smartphone circondati dal miglior contesto possibile. Se avresti piacere a partecipare ad un evento del genere e vuoi aiutare per far sì che prenda vita nel miglior modo possibile, ti ricordo che puoi sostenermi con un semplice like, con un commento, seguendomi anche su Instagram ed infine scaricando i miei preset Lightroom per Android e per iOS con un contributo di 5,99 € sul mio sito. Trovi il link in descrizione. Grazie a prescindere per il tuo sostegno e spero di incontrarti presto. Nuovi iPhone reaction a distanza di una settimana dall'evento di presentazione. Purtroppo mi hanno sospeso l'account per una settimana per colpa mia. Ho sbagliato, io ho avuto problemi con il copyright, quindi eccomi qui. È stato utile perché ho potuto riflettere un po' più con calma e darvi adesso un mio pensiero a freddo su quelle novità che Apple ha presentato riguardanti i nuovi iPhone 15. Ovviamente qui parlando di fotografia e filmmaking ci concentriamo su 15 Pro e 15 Pro Max e su quegli aspetti lì, per darvi una rapida panoramica, sì, mi sono piaciute anche altre novità legate a un processore incredibilmente performante da gamer che purtroppo non ha più tempo di videogiocare per ora. È stato bellissimo vedere le immagini di compatibilità di certi videogame e possibilità di giocare specialmente a Resident Evil 4 direttamente su iPhone. Sarò curioso di provarlo. Schermo più luminoso, bello. Titanio, bello, bella l'estetica, telefono più leggero ci voleva, sono i telefoni più pesanti del mercato, buono per le riprese video, ma anche sti cavoli nel quotidiano, diciamo, si fanno sentire, quindi ottimo che siano stati alleggeriti. Type-C, ok, sempre in stile Apple, perché il 15 liscio ce l'avrà depotenziata, ma va bene così, sono stati obbligati, quindi ci piace, va bene, ok, finalmente andremo in giro con un cavo solo e direi di fare un focus sugli aspetti legati alla fotografia e al filmmaking, perché in linea di massima sono rimasto un po' con l'amaro in bocca. Parto dalle cose che mi sono piaciute e non posso che concentrarmi sull'aspetto video, perché vengono introdotte due novità principali che strizzano l'occhio pesantemente al mondo dei professionisti che mancavano sull'App Stock. Non sono reali novità perché almeno una delle due non è una reale novità perché potevamo già averla con app di terze parti, però partiamo dalla prima, finalmente possiamo girare con un profilo log in ProRes ed avere quindi un file perfettamente lavorabile, così come deve essere per le produzioni video fatte con iPhone. Non solo, il ProRes adesso giova anche della possibilità di poter essere registrato su un SSD, un hard disk esterno grazie all'uscita Type-C. Quindi queste sono due cose fondamentali per veramente andare a chiudere un po' il cerchio e avere tutto quello che serviva e che un pochettino mancava per un workflow veramente professionale da poter affrontare con smartphone. Il ProRes sì, ce l'avevamo già. Il Log sì, ce l'avevamo già con Filmic Pro e probabilmente ancora sarà la scelta principale, perché con Filmic Pro, che è dedicato ai professionisti e non deve strizzare l'occhio anche all'utente più generico, abbiamo una personalizzazione molto più profonda, una cura molto più profonda dell'immagine di partenza da andare a creare, della creazione del nostro profilo, della possibilità di utilizzare l'AT già in fase di ripresa per la visualizzazione, insomma un sacco di cose che lo renderanno secondo me ancora la prima scelta, ma avere il log sull'App Stock gratis, schifo non ci fa, non ci fa, anzi ci piace molto. Registrazione su SSD fondamentale, specialmente se usiamo l'App Stock che ci gestisce solo il ProRes HQ, quindi kg di gigabyte. Finalmente siamo svincolati dalla memoria interna e non siamo neanche costretti a spendere 800.000 euro in più per avere il modello da 512 che ti fanno strapagare le memorie più ampie. E quindi, un po' come sempre, diciamo le novità giuste che ci aspettavamo e che, come sempre, potevano essere implementate prima. Riguardo la parte fotografica, mi è piaciuta la compatibilità con Capture One, ho visto degli esempi interessanti in fase di presentazione. Sicuramente per chi fa quel tipo di fotografia e ha quel tipo di necessità, adesso anche lì
il workflow si va a completare con un elemento che sul set è decisamente, su una certa tipologia di set, è decisamente fondamentale. Quindi molto molto bene. Queste sono le tre cose che mi sono piaciute. C'è altro? No, non c'è altro, perché secondo me Apple, strizzato l'occhio ai professionisti da una parte, gli ha fatto un po' lo sgambetto dall'altra, offrendo un reparto camere a livello hardware che sostanzialmente non presenta reali novità, che non si allinea con la concorrenza e che ci porta come novità soltanto questa 120 mm che però, mannaggia loro, va in sostituzione della 77 mm solo sul modello Pro Max. Ora, questa è una roba secondo me tremenda per tanti e tanti motivi. In primis, la 77 mm è un'ottica versatile, ottima per i ritratti e su cui avevo riservato aspettative importanti, perché la concorrenza quest'anno ci ha insegnato che si possono fare grandi cose anche con i teleobiettivi su questa focale, quantomeno su smartphone, perché abbiamo visto ad esempio in casa Xiaomi sia col Pro che con l'Ultra che, grazie a sensori più grandi nel caso del Pro, ottiche flottanti, quindi possibilità di avere la macro sul teleobiettivo, finalmente una macro decente, non quelle schifezze che si fanno con l'Ultra Wide, piuttosto che sull'Ultra un sensore più grande, un diaframma molto più spinto f1.8, insomma si può fare ritrattistica su smartphone grazie alle evoluzioni che ci sono state nel 2023. Qui invece sul Pro normale abbiamo una 77 mm che sembra sostanzialmente identica a quella del 14 Pro, che secondo me non è invecchiata affatto bene rispetto a, appunto, alcuni vertici che propone la concorrenza. Ma non solo, appunto, sul Pro Max la 120 mm non va ad aggiungersi, come dovrebbe, al reparto camere esistente. Dovrebbe essere una cosa in più, una focale così spinta, così particolare, così poco versatile, che nella street non te la giochi proprio benissimo, che nella ritrattistica è troppo spinta, che insomma è molto particolare come lunghezza focale. A me non me ne frega niente di guardare più lontano, come quando mettono le 10x sull'S20, chi se ne frega. Interessa che ci sia qualità e sostanza, mi fa piacere avere una focale in più. Ma considerando che Apple non eccede mai in termini hardware, non propone mai il sensore più grande, le ottiche più grandi, la risoluzione per quello che conta più grande, insomma non eccede mai sotto quel punto di vista, e considerando che più si allunga la focale più diventa complicato, diciamo, su queste misure avere un buon risultato, tant'è che già l'Ultra, che ha una 5x che penso sia la migliore del mercato, comunque la differenza con la 3x già si nota parecchio nel bokeh, nella qualità delle texture eccetera. Non mi aspetto che questa 120 mm sia chissà che cosa, cioè mi aspetto più o meno la stessa qualità della 77 del 14 Pro, con una focale che vede semplicemente un po' più lontano, diaframma anzi un po' più chiuso, un f2.8 comunque non è male, non mi aspetto il sensorone della vita, insomma non mi rende felice questa cosa, considerando appunto che devo scegliere tra le due ottiche, cosa mi metto in tasca, 77 o 120. Io ad esempio preferisco tutta la vita avere un trittico come questo qui, quindi con la 3x, con il 77 mm, qualcosa che posso usare in maniera più consona per i ritratti, qualcosa che comunque è una via di mezzo, una focale secondo me più interessante del 120 mm, che sì, c'è quella casistica dove te lo ritrovi e ti porti a casa il risultato importante che solo con quello puoi fare, ma è veramente limitata e circoscritta a determinate situazioni. Quindi, considerando anche che le altre camere sostanzialmente sono le stesse, sulla principale si parla di un sensore un po' più grande, ma non credo proprio si arrivi al pollice, se no l'avrebbero annunciato, quindi siamo sempre un po' indietro rispetto alla concorrenza. La grandangolare è la migliore, ma bene o male quella è, sì, è un iPhone, sì, c'è tutto il rapporto qualità molto elevata, compatibilità del Apple Pro RAW piuttosto che del ProRes, affidabilità nella lettura dello scenario, tutto quello che vogliamo, ma ragazzi, i limiti hardware iniziano a farsi sentire. In questo 2023, dove l'hardware su smartphone ha fatto la sua evoluzione, parlo di camere, e ci hanno dimostrato che, e lo sappiamo già, chi fa questo lavoro lo sa, che è importante il mezzo, ci sono sempre mille variabili, ma il mezzo è importante, l'hardware è importante, avere sensori più grandi porta tanti vantaggi, lenti più grandi, tanti vantaggi, diaframmi migliori, tanti vantaggi, poi uno deve saperli applicare alla situazione, ma rimane il fatto che
Tutto questo conta e tu mi puoi sfornare i file più perfetti del mondo in proporzione al tuo hardware, ma se hai un hardware limitato, porca miseria, io a un certo punto dovrò fare altre scelte. Quindi mi spiace, pensavo di quantomeno rivedere confermato lo stesso reparto camera con una camera in più, in modo da avere una scelta in più. Sicuramente vanno provati con mano, sicuramente c'è tutta l'experience che poi Apple appunto ci dona, tutto ciò che riguarda la rapidità, quello che ci siamo detti, il rapporto tra appunto la velocità d'utilizzo e la qualità, tutto ciò per cui iPhone è forte, sicuramente sarà forte anche con questo 15 Pro. Però rimane un po' l'amaro in bocca, specialmente pensando al fatto che purtroppo il prossimo anno possiamo già immaginare che presenteranno questo 16 Pro incredibile, che avrà le due ottiche, i due teleobiettivi affiancati per un totale di 4 focali. E giustamente, che vuoi, che non ci facciano pagare un po' di più il prossimo anno quello che finalmente sarà l'iPhone migliore di sempre?